Devo aggiungere altre parole. Molto spesso i geni corrotti si trovano all'interno della pubblica amministrazione, molto spesso sono anche all'interno della politica, per cui diciamo che questa campagna molto spesso è difficile dichiarare, riuscire a far comprovare che il fatto che un politico sia un mafioso, ma che un politico spesso sia un corrotto, è molto più semplice riuscire a dimostrare. E mi dispiace che oggi non ci sia qui grande adesione anche da parte del mondo della politica, che è quel mondo al quale appartengo. Credo che non debba aggiungere altro, ci sono stati interventi anche più qualificati di me, anche l'intervento di Costa parla dell'importanza della legalità e della trasparenza all'interno della pubblica amministrazione. Io da parte mia posso dire che a partire da oggi presenteremo come gruppo consiliare all'interno del Comune di Palermo appunto questa proposta di adesione all'appello, lo sottoporrò perché credo non bisogna cercare primogenitura su argomenti così importanti, lo sottoporrò alla firma di tutti i capigruppo presenti all'interno del Consiglio Comunale di Palermo. Credo che anche per un comune come Palermo la cifra simbolica da 50 a 100 euro sia una cifra, diciamo, da poter sborsare per contribuire appunto alla campagna pubblicitaria dell'iniziativa, e credo che questa sia la strada giusta per dimostrare che la legalità quantomeno è conveniente, perché dobbiamo appunto incentivare quelle che sono le buone prassi, lo dobbiamo fare anche creando dei meccanismi che vanno a disincentivare, tra virgolette, anche quelle che sono le cattive prassi. Per cui semplicemente grazie a voi per l'iniziativa e dico semplicemente che noi faremo la nostra parte in Consiglio Comunale. Grazie, grazie. Io, se